Grazie. Ok, allora partiamo. Di cosa parleremo oggi? Questa è un po' l'agenda degli argomenti che tratteremo. Vi racconteremo appunto come è nata l'idea di questo sondaggio. Vi inquadreremo un po', diciamo così, il contesto in cui si è sviluppata questa idea e vi inquadreremo un po' anche qual è, diciamo, il problema e vi daremo le risposte, insomma, vi riporteremo le risposte che avete dato e dei suggerimenti, le riflessioni che abbiamo fatto insieme su questo, sulle vostre risposte. Però ecco, prima presentiamoci. Simona è la CEO in un'azienda, si occupa di consulenza nella formazione digitale, e ha usato WordPress da utente e nella nostra community è la speaker mentor. Io sono Margherita, faccio siti web per freelance, nella community sono una translation coordinator, quindi dentro al team training, e faccio cose, diciamo, nel team community e organizzo anche il meetup ad Ancona. L'ultima parte della descrizione, della nostra descrizione, è identica perché abbiamo condiviso innanzitutto nel 2022 la bellissima esperienza di partecipare a WordCamp US grazie a una borsa di studio che ci è stata assegnata dalla Fondazione WordPress e soprattutto siamo state due delle 120 persone che hanno partecipato al Community Summit ad agosto. Bene, allora quando parliamo di DAIB, di che cosa parliamo? DAIB in italiano, di EIB in inglese, è un acronimo, diciamo così, denso di significati e è coinvolgente, diciamo, perché riguarda le persone, come si sentono nei contesti sociali e si finisce sempre per parlare, diciamo così, di società, di privilegi, di rappresentazioni delle persone appunto nei contesti come questo e potrebbe per qualcuno essere così un po' triggerante, quindi potremmo anche rischiare di usare degli stereotipi per parlarne oppure usare un linguaggio un po' retorico, ecco, speriamo di non farlo, eventualmente, ecco, ve ne chiediamo subito ammenda. E andiamo a vedere di che cosa proprio si tratta da vicino. D sta per diversity in inglese, in italiano diversità. Se volessimo raffigurare, diciamo, la diversità con un'immagine, direi che questa rappresenta bene diciamo tutta la questione. L'immagine è di Chiara Meloni, Chiara allo scuro, la Chiara alla scura su Instagram, e la diversità si riferisce, diciamo, alla presenza delle differenze, no? Che possono esserci all'interno di un gruppo o in un qualsiasi contesto sociale. E queste differenze possono riguardare appunto un'ampia gamma di aspetti, no? Quindi il genere, diciamo, è quello che citiamo più spesso, poi le etnie, oppure le abilità neuromotorie, ma potrebbero riguardare anche l'istruzione, il lavoro o la provenienza, diciamo così, sociale. I, cioè equità, l'equità è quel principio che si riferisce un po' alla giustizia sociale. Equità non è sinonimo di uguaglianza, perché non tutte le persone, diciamo, partono con gli stessi privilegi, quindi con le stesse risorse, e molto spesso appunto servono delle risorse aggiuntive per portare le persone, diciamo, no, allo stesso livello.
Inclusione. L'inclusione significa accogliere attivamente, coinvolgendo le persone per permettere loro di avere una partecipazione attiva al contesto sociale a cui ci riferiamo. Quindi, quando parliamo di inclusione, non parliamo semplicemente di tolleranza, cioè l'obiettivo è la convivenza, diciamo, chiamiamola così, pacifica, delle diversità, ma in ottica appunto di partecipazione attiva. B, appartenenza. Belonging sarebbe appartenenza. L'appartenenza, diciamo, potremmo raffigurarla così, Verona 2019, cioè sono quei contesti, no, in cui la persona si sente e si sovrappone, no, al gruppo, c'è un'identificazione, un senso di comunità, cioè di condivisione dei valori comuni, condivisione dei valori comuni e appunto sentirsi parte di qualcosa di più grande, di un progetto più grande. Ora, perché ci dovrebbe riguardare da vicino la DEIB? Dopotutto noi siamo sviluppatori, blogger, marketer, no? Allora, questa parte del discorso l'ho rifatta all'incirca 1 miliardo di volte, perché è una parte ovviamente molto delicata. Vorrei essere incisiva, ma non vorrei essere troppo... non vorrei né restare sul superficiale né andarci giù troppo pesante, adesso ci provo. Allora, quando parliamo di diversità, facciamo riferimento sempre a dei rapporti, insomma, di potere, ecco, perché il privilegio è avere l'accesso facilitato a delle risorse per il solo fatto di appartenere ad un determinato gruppo. E questa ruota, appunto, che raffigura il rapporto tra potere e privilegio, che cosa ci dice? Ci dice che chi sta al centro della ruota, ovviamente, sono coloro che hanno, diciamo, facile accesso a tutto e molto probabilmente sono nelle condizioni di vedersi rappresentati nella vita un po' dappertutto, dai film alle pubblicità e quant'altro, mentre più ci si allontana e quindi più si va verso i bordi, si va in quelle, diciamo così, categorie che noi chiamiamo gruppi sottorappresentati. Gruppi sottorappresentati che spesso appunto restano ai margini della vita sociale in tutti gli ambiti. Anche questa immagine è presa da Instagram. E tutto questo discorso per dire che essere rappresentati in contesti come quello di un work camp o comunque sia in un luogo che è fonte di approvazione sociale, di stima, di ammirazione, sono di grandissima importanza, ecco, perché se non ti riconosci in qualcuno che ti assomiglia, è difficile che probabilmente immagini qualcosa di diverso per te stesso e soprattutto fai fatica a proporti, a reclamare il tuo spazio nella società, uno spazio che ti spetterebbe di diritto. Questo fotogramma c'è ancora domani, che vi invito a vedere. E, vabbè, l'ho citato perché ovviamente, insomma, a parte il contesto di violenza familiare, c'è un po' questa ragazza che misura la sua vita con quella della mamma. Ecco, questa slide l'ho messa per Stefano, ma Stefano è distratto. Allora, da un grande potere deriva una grande responsabilità, disse zio Ben. E quindi, ecco, se hai un privilegio, sei consapevole di avere un privilegio e continui a esercitarlo, diciamo, solo per te stesso, lo fai, anche se lo fai inconsapevolmente e lo fai nella tua totale buona fede, lo fai sempre a discapito di qualcun altro. Invece, se prendi ti assumi, diciamo, la consapevolezza
di essere, di avere questo privilegio e lo usi per far evolvere le altre persone, sei un alleato, è quello che noi diciamo cerchiamo all'interno della nostra comunità. E un attimo che mando avanti le mie, ecco. E inoltre, ecco, vi vorrei soprattutto ricordare che se non percepite il problema, che probabilmente siete parte del problema, e oltretutto vorrei dire che il problema non siamo noi qua dentro a questa sala, ma molto probabilmente sono tutte le persone che stanno al di fuori, perché probabilmente il vostro interesse già manifesta che avete una sensibilità. Quindi, che cosa rappresenta la diversità all'interno della DEIB, all'interno della community? La diversità riflette la grande moltitudine degli utenti di WordPress del mondo. Se non sbaglio, circa il 50% dei siti fatti con un CMS sono fatti con WordPress, quindi comprendete, no? Comprendiamo tutti quante persone appunto dobbiamo insomma rappresentare. Ecco, il claim di WordPress è democratizzare la pubblicazione dei contenuti, e questo significa dare voce e mezzi a chiunque per farlo. L'equità deve spingerci a promuovere l'accesso a chiunque ad una partecipazione attiva, quindi alla contribuzione. L'inclusione ci aiuta a riconoscere la validità delle idee e dei contributi di chiunque. E l'appartenenza è l'impegno che ci assumiamo quando entriamo in community a creare degli spazi emotivamente sicuri dove appunto agire questo senso di comunità, il fare squadra. Prego. Grazie. Adesso vi raccontiamo com'è nata questa idea. Come vi anticipava Margherita, abbiamo avuto la fortuna di partecipare al Community Summit quest'estate nel Maryland. Che cos'è un Community Summit? Due parole per chi non sapesse cosa fosse. È un evento che la community a livello internazionale organizza, è un evento a inviti dove le persone si candidano per essere invitate. Quest'anno ce n'erano 120. Come funziona? Ci sono vari tavoli di lavoro dove si discute su argomenti che sono stati votati dalla community internazionale. Una delle caratteristiche principali è che non si prendono decisioni, cioè tutto quello che viene discusso poi viene riportato alla community, quindi a tutti quelli che non hanno potuto partecipare, e vi invito ad andare sul sito perché ci sono tutti i report dei vari temi che sono stati discussi, e quindi la possibilità di anche commentare. Come hanno scelto? Abbiamo chiesto, perché eravamo ovviamente curiose, perché noi, e ci hanno detto che hanno invitato persone tenendo conto delle varie differenze, quindi di provenienza, di esperienza nella community, quindi con caratteristiche diverse in modo da avere più idee possibili. Questa che vedete è la foto fatta lì nel Maryland. Allora, che cosa abbiamo fatto? Mentre eravamo lì a uno dei tavoli, così con Margherita dicevamo: ok Marghe, però siamo qua che ce la suoniamo, ce la cantiamo, ma i nostri colleghi in Italia, non vi nascondo che a me piacerebbe anche sapere negli altri paesi europei che cosa pensano, e anche delle differenze che ci sono tra l'Europa e gli altri stati nel mondo. Però ho detto: scusa, le persone che sono la community, che cosa pensano? Cioè, che percezione hanno di questi argomenti? E quindi ho detto: perché non facciamo una bella survey? Perché non lo chiediamo? Fantastica. e quindi che cosa abbiamo fatto? Allora, innanzitutto il contesto. Le persone, sono partita dalle persone iscritte a Slack, il canale italiano, sono 1978, a cui ho tolto i dati, ci sono dei bot, delle cose, ringrazio Francesco Di Candia che mi ha girato i dati. Le persone quelle più attive, quindi persone che entrano in Slack e partecipano, perché ci sono persone iscritte che magari non hanno più partecipato, sono circa 260. Le risposte che abbiamo ricevuto sono state 63, con mia grossa soddisfazione, perché praticamente un quarto delle persone, qualcuno di sua spontanea volontà, qualcuno
gentilmente invitato, ha risposto al sondaggio. Il sondaggio come era composto? Da 10 domande, di cui 6 obbligatorie e 6 facoltative, e volutamente, poi l'abbiamo fatto vedere, cioè non abbiamo deciso solo in Margherita, abbiamo chiesto consiglio anche persone come noi che sono interessate a questi argomenti, abbiamo volutamente evitato domande anagrafiche, quindi non abbiamo chiesto niente sull'età, gender, etnia e così via. Questo a livello metodologico porta a una mancanza di dati, perché se non ho un'idea chiara di chi mi risponde, faccio anche un po' più fatica poi a fare l'analisi dei dati, ad avere un contesto specifico, però è voluta. Anche perché quello che volevo evitare, almeno dal mio punto di vista, è non darvi un sondaggio con 50 domande, perché ci avreste mandato a quel paese. E quindi, che cosa vi abbiamo chiesto? Allora, domanda numero uno riguardava un po', cioè, la percezione, insomma, delle discriminazioni. Quindi, nelle tue interazioni con la community italiana di WordPress, partecipazione a meetup e WordCamp, oppure nelle chat di Slack, hai mai provato sentimenti di iniquità o esclusione a causa della tua identità di genere, etnia, orientamento sessuale e altre caratteristiche personali? E ci avete risposto così, ossia 53 no, 6 non saprei e 4 sì. Prossima domanda, era una domanda aperta sul, diciamo, clima generale, e diciamo che abbiamo un po' cercato di aggregare le risposte in positive, negative e neutre. Quindi risposte positive 44, negative 10, neutre 8. E le parole che sono state usate, quelle positive, ottimo, esemplare, sereno, amichevole, inclusivo, armonico, partecipativo, quelle, diciamo, negative, un po' più critiche, che sono sempre, si vedono sempre un po' le stesse persone, che c'è troppa attenzione alla DAIB, che siamo indietro invece rispetto, diciamo, a altri contesti, e che invece c'è poca attenzione alla disabilità. Terza domanda, ci sono nella community italiana differenze nel trattamento o nelle opportunità tra persone con diversi background? 32 persone hanno risposto di no, 22 non saprei, e sì, 9 persone. Quindi per 9 persone, insomma, c'è diversità di trattamento. Domanda numero 4. Pensi che ci siano risorse o persone adeguate per affrontare questioni di diversità e inclusione all'interno della community italiana? Cioè, lo stiamo facendo bene? Risposte. Sì, 30 persone, non saprei 26, e no, 7 persone. Domanda numero 5. Ti senti a tuo agio nel condividere le tue idee o opinioni all'interno della comunità italiana senza il timore dei giudizi altrui? Cioè, vi sentite a vostro agio? Vi sentite accolti, al sicuro? Risposte. 52 sì, 6 no e 5 non saprei. Prego. Allora, siamo poi arrivati alle domande un po' più complesse. Hai mai assistito, praticamente, cioè questa domanda è sulla percezione dei comportamenti che avete vissuto o avete visto, e la maggior parte delle persone dice che no, non ha visto o subito comportamenti, posso usare la parola fastidiosi, alcuni sì, e qualcuno ha detto, boh, non so, forse la domanda non era chiara. Siamo poi abbiamo chiesto alle persone, quindi se avete risposto di sì, quindi avete visto o subito dei comportamenti, ci raccontate qualcosa, perché vorremmo anche capire poi come migliorare la situazione. Allora, le risposte qui ovviamente sono molto meno, perché questa era una domanda aperta e è facoltativa ovviamente. Le risposte riguardano il linguaggio, cioè il linguaggio che usiamo o che le persone usano viene percepito in un modo invasivo. Gli argomenti sono troppo macismo, cito testualmente, ci sono delle differenze tra gli sviluppatori e no,
sono microaggressioni verbali, quindi battute sessiste, abiliste o classiste, e una scarsa attenzione alla disabilità che non sono evidenti. Quindi queste sono un po' le cose che sono venute fuori, le ritroveremo poi. La domanda 8 era: ci date dei suggerimenti, cioè avete delle idee su come affrontare queste discriminazioni o pregiudizi, bias, come li volete chiamare, all'interno della comunità? E anche queste le ho cercato di accorparle, perché ovviamente sono di difficile analisi questo tipo di domande, quindi non ci sono idee. Sull'altro poi vedete una serie di slide, ho scritto altro ma ci arriveremo. Un suggerimento è parlarne, quindi uno dei motivi che ha fatto piacere comunque a me e Margherita di essere qua, perché cominciare a parlare di questa cosa, una maggiore sensibilizzazione sugli argomenti, che è molto legata, e COC vuol dire codici di condotta. Quanti di voi hanno visto che su quella porta lì dietro c'è il codice di condotta stampato? Bravo. Grazie, perché questa cosa l'abbiamo chiesta espressamente, una volta che abbiamo visto i dati, abbiamo chiesto espressamente agli organizzatori del workshop di stamparlo. Perché? Perché quello che succede è che abbiamo un codice di condotta che ognuno di noi ha letto almeno una volta, poi dice sì sì lo so e va avanti, però quello che consigliamo è: ok, siamo sicuri di averlo letto, di averlo capito e di averlo interiorizzato? La domanda 9 chiedeva: diteci che cosa si potrebbe fare per migliorare la situazione. Anche qui l'altro, adesso ci arriviamo. Qualcuno dice: no, guarda, la situazione va bene così, parlandone. Questa cosa del parlarne torna più volte, e qualcuno ha detto che non sapeva. La domanda 10 era la domanda più aperta di tutte ed è quella che ha ricevuto meno risposte, ed è ovviamente... sono stati commenti vari, non sono stati proprio dati dei suggerimenti, no? E che cosa abbiamo fatto quindi? Abbiamo cercato di riunire tutto in una slide sola, tutti i suggerimenti che sono arrivati. Quindi, suggerimenti, riflessioni e proposte che sono arrivate. Allora, questi sono i suggerimenti. Innanzitutto a parlarne di più, ma io invito tutti a parlarne di più, non solo me e Margherita, che come dicevo prima ce la cantiamo, ce la suoniamo. Ci hanno suggerito di creare un team del Daybin italiano, e quindi Margherita ieri ha creato un canale su Slack che si chiama Dabe, quindi invito tutti voi a iscrivervi, a parteciparvi e a fare delle proposte. Cioè, abbiamo uno strumento, usiamolo. Invitare delle persone esterne, cosa che è successa al Community Day di Roma non più di un mese e mezzo fa. Perché? Perché persone che vengono da fuori, dalla community, e ci vedono e ci percepiscono, fa anche piacere capire come veniamo percepiti e che cosa vedono loro di questa nostra idea di essere una comunità assolutamente inclusiva. Quindi questo è... aumentare la formazione e la cultura nella fase di onboarding. Che cosa significa? Significa che ci sono delle persone che arrivano, soprattutto organizzatori di meetup e workcamp, che avrebbero bisogno di maggiore supporto. Quindi invito tutte le persone che fanno da mentor a dare anche delle indicazioni sulla parte della Dabe. Inserire una figura di una persona che faccia da moderatrice in questo campo, perché ce n'è bisogno. Ci sono persone che magari non hanno chiaro dei concetti. Quanti di voi avevano ben chiaro che non è più diversity inclusion ma anche il resto? Quindi questa cosa, e una maggiore diffusione del codice di condotta, che non posso leggervi il codice di condotta, ma vi assicuro che se andate di là e leggete almeno il primo articolo, vi rendete conto di quali sono i principi base su cui si fonda la community. Quindi, che cosa faremo noi? Abbiamo già creato un canale su Slack. Quanti si sono già iscritti? Bravi. Tenete sotto mano il codice di condotta. Prossima volta facciamo volantinaggio. Io e Margherita siamo disponibili per il workshop della WP Diversity. Che cos'è? È la community internazionale che ha creato dei workshop per aumentare la diversità a livello di speaker, community, eventi.
Io l'ho fatto già molte volte, qualcuno di voi non, probabilmente non mi sopporta neanche più perché sente dire sempre le stesse cose. L'abbiamo fatto ai vari meetup, l'abbiamo fatto ai workcamp, ma l'abbiamo rifatto al Community Day a Roma. Se avete dei dubbi, volete del materiale, molto del materiale è stato tradotto e ringrazio i polyglots italiani che sono sempre i migliori, scusate, però sono sempre super disponibili perché parlavo con la collega spagnola e dice: ah, non ci avevo pensato di coinvolgere i polyglots per darmi una mano, perché il materiale è tanto, quindi anche per togliere il problema della lingua abbiamo cercato di tradurlo. E quello che faremo, e questo purtroppo sa da fare secondo me, è che ci siamo presi l'impegno di ripetere questa survey almeno una volta l'anno per capire come sta andando e per capire se ci sono altri suggerimenti, altre cose da fare. E fin qui va bene, io e Margherita siamo disponibili, ma voi cosa dovete fare? Cioè, non possiamo essere fare tutto noi, ma essere in due. Quindi, come anticipava Margherita prima, la diversità è un valore, quindi abbiamo bisogno delle voci differenti di ognuno di noi e, della propria, e delle esperienze diverse. Perché? Perché la differenza è un valore, come dicevo prima, e abbiamo bisogno di altri gruppi sottorappresentati. Quindi raggiungeteci sul canale, contattateci per i workshop e siamo super disponibili per tutte le domande che avete. Che erano brave, già lo sapevo, ho già una proposta, smettiamola di chiamarla codice di condotta perché dà subito un'immagine di una roba molto costruttiva, esatto, no? Che ci sta, ma magari possiamo trovare qualcosa tipo valori condivisi, insomma, vabbè, ci studiamo, mi sono già iscritta al gruppo. Ci studiamo, poi facciamo una proposta. Non abbiamo tempo per domande, c'è qualcuno proprio che urge. No, veloce, Matteo, dietro, dopo, perché io ti conosco, vabbè. E so che tu fai domande che mettono in crisi gli speaker e stiamo qua poi 20 minuti. Ok. Beh, intanto complimenti. Bravo, per aver preso questo impegno e averlo portato avanti, perché è una cosa che, insomma, richiede tanto impegno, come dice la parola stessa. E poi, stringendo, una cosa che mi piacerebbe fare è cercare di lavorare assieme per trovare un modo di andare a entrare in contatto con queste minoranze o con queste... che non, perché è, a volte per noi che, appunto, come dicevate, siamo privilegiati, è difficile andare a capire come andarli a tirare dentro e coinvolgerli. Guarda, ti rispondo io, cioè da organizzatrice, tu sei un organizzatore, io sono un'organizzatrice di meetup, io non ce l'ho ricetta perché è dal 2016 che organizzo appunto il meetup ad Ancona e il più delle volte sono io e in mezzo a un mare di uomini, ok? Quindi cioè, non è neanche la presenza dell'organizzatrice donna, diciamo, che fa richiamo. È effettivamente, ti direi, un fatto culturale che va, diciamo, decostruito, perché è il termine corretto, e va fatta appunto questa cultura di, chiamiamola, inclusione, ecco.